L'open space, croce e delizia delle nostre abitazioni. C'è chi lo ama e chi proprio non vuole sentirne parlare. A causa delle due funzioni diverse che ospita, ovvero la cucina ed il soggiorno, è spesso difficile da arredare. In questo video vediamo quindi quali possono essere gli errori da evitare. Ciao, sono Sabrina e mi occupo di architettura sensoriale. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, consigli per arredarla e qualche idea fatta da te per rinnovarne il look. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere avvisati quando esce un nuovo video. Spesso troviamo le case già configurate con un open space e devo dire che in tanti mi scrivete per avere una consulenza in merito. A proposito, tra i miei servizi ne ho creata una ad hoc e per maggiori informazioni trovate il link qui sotto. Arredare un open space può presentare sfide specifiche e si possono commettere alcuni errori comuni in questa fase, ma state tranquilli perché vi fornirò anche soluzioni pratiche per risolverli. Sicuramente l'errore più diffuso e comune, il più facile da commettere, è quello legato alla mancanza di una precisa definizione delle zone. L'open space, infatti, prevede sia la zona cucina che la zona soggiorno, per forza di cose. Ma queste due funzioni sono molto diverse tra loro. Quindi, quando non si hanno pareti fisiche a dividere lo spazio, c'è il rischio che si possa creare abbastanza confusione visiva. Dobbiamo quindi cercare di definire visivamente le diverse zone, ad esempio attraverso il cambio di pavimentazione, l'uso di tappeti, dell'illuminazione strategica o di particolari mobili per separare in modo efficace le aree funzionali. Aiuteranno a distinguere chiaramente le diverse funzioni senza la necessità di pareti fisiche. A proposito di mobili, qualche tempo fa ho pubblicato un video con la mia selezione di arredi intelligenti adatti a separare lo spazio e vi lascio il link nella descrizione qui sotto. Secondo errore collegato al precedente riguarda la disposizione dei mobili. Posizionarli in modo errato può inficiare la funzionalità e l'aspetto dell'open space. È importante quindi ottimizzare la funzionalità e la flessibilità dello spazio. Potete optare ad esempio per mobili leggeri o multifunzionali come librerie aperte, tavolini con ruote o puff contenitori. In secondo luogo, è importante posizionare i mobili in modo da massimizzare la vista completa dell'ambiente unico e creare una prospettiva aperta. Questo però non sempre è possibile perché dipende dalla conformazione di partenza dell'open space. Legato ai due punti precedenti, un altro errore da non commettere è sottovalutare la necessità di privacy, dovuta al fatto che appunto non abbiamo delle pareti per schermare. Questo è legato non soltanto alla questione visiva, ma anche uditiva. Infatti può essere faticoso dover fare due attività nello stesso posto, diverse tra loro, come ad esempio leggere o guardare la TV. Potete pensare a soluzioni divisorie temporanee per non chiudere definitivamente lo spazio, ma creare allo stesso tempo zone più intime o spazi separati. Ad esempio, molto interessanti sono i pannelli scorrevoli di Door, a metà tra tende e porte, che rendono lo spazio flessibile e versatile. Potete poi intervenire per migliorare l'acustica dello spazio. Basta l'uso di tappeti, cuscini o tendaggi, oppure soluzioni fonoassorbenti come i conosciutissimi pannelli a listelli.
Quando ci sono spazi aperti e continui, adibiti però a funzioni diverse, ci può essere il rischio che queste varie zone assumano stili discordanti. La mancanza di connessione visiva tra le aree può dare la percezione di un ambiente frammentato e disorganizzato. Occorre quindi prestare attenzione a mantenere una certa coerenza stilistica. In verità è bene che questa ci sia in tutta casa, ma in uno spazio come un open space cucina soggiorno ancora di più. Tale coerenza si ottiene attraverso la scelta di colori, materiali e stile di arredamento che si richiamano o quantomeno si integrano tra loro. Altro errore da evitare nell'arredare un open space è l'illuminazione inadeguata, che può influenzare negativamente l'aspetto di uno spazio aperto. Ricordate di usare sempre diverse fonti di luce per un'illuminazione efficace, che sarà quindi più potente per la zona cucina, per cui vi consiglio una temperatura colore di 4000 Kelvin per avere una luce bianca, mentre sarà più calda e soft, adatta quindi a creare atmosfera, per la zona soggiorno, per cui vi consiglio una temperatura colore di 2700 Kelvin. Non vi preoccupate che queste informazioni le trovate chiaramente scritte sulla confezione delle lampadine. Se il vostro open space è molto piccolo o comunque se volete la possibilità di cambiare l'atmosfera, potete usare delle lampadine dimmerabili in termini di potenza e di temperatura colore. Non servirà a fare lavori, non vi servirà un elettricista, basterà acquistare delle particolari lampadine LED con telecomando, che trovate ad esempio da IKEA, con cui potete quindi variare con un click l'intensità della luce ed il suo colore. Nell'arredare un open space cucina soggiorno, un altro errore molto facile da commettere è sbagliare la scala, ovvero le proporzioni tra i vari elementi, per cui si finisce per avere arredi troppo piccoli o troppo grandi per lo spazio a disposizione. Prima di acquistare gli arredi, misurate lo spazio che avete a disposizione, anche disegnandolo su carta, ed inserite l'ingombro degli arredi che volete acquistare per verificare se effettivamente siano adatti e proporzionati alla grandezza del vostro open space. Ad esempio, un divano troppo grande può sovrastare la stanza, viceversa uno troppo piccolo può risultare un po' misero, appunto fuori scala. Vi lascio qui sotto nella descrizione un video che può tornarvi utile in cui ho parlato delle giuste distanze di cui tenere conto nell'arredare casa. Ultimo errore da evitare, almeno per questo video, è la mancanza di una buona organizzazione. È pur vero che l'assenza di pareti fisiche e divisorie può rendere difficoltoso trovare spazi adeguati per riporre cose senza compromettere l'aspetto visivo. Si può lavorare quindi in modo un po' creativo per incorporare soluzioni di stoccaggio nascoste oppure sistemi di archiviazione verticali. Ad esempio, sfruttate le nicchie per armadi a muro, mensole o contropareti in cartongesso. Sfruttate poi lo spazio verticale. Se avete tanti libri o collezioni, una bella soluzione è realizzare una mensola aerea in cartongesso che percorra la casa, liberando quindi lo spazio a terra. Oppure usate arredi contenitori salvaspazio che svolgano due funzioni in una. Per questo video è tutto, vi ricordo che trovate link utili nonché i video che ho citato oggi nella descrizione qui sotto al titolo, espandendo la descrizione. Quali errori vi siete accorti in seguito di aver commesso nell'arredare il vostro open space e non rifareste?
Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate di attivare la campanellina per essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!